Riparte da Arezzo il Festival La Città dei Lettori, grazie alla collaborazione tra la Fondazione Bruschi, amministrata da UbiBanca, e l'Associazione Wimbledon di Firenze. Abbiamo perso l'8% dei lettori forti e significa che in Italia abbiamo perso anche coloro che leggono un libro al mese, perché in Italia il lettore forte era questo, 12 libri l'anno. Dobbiamo recuperarli, è una sfida che questo periodo di emergenza sanitaria sicuramente ha creato a noi operatori culturali, a noi che crediamo nella lettura. Vogliamo riavvicinare il pubblico che si è allontanato da questa passione, almeno per noi, e dobbiamo riavvicinarlo con la buona pratica della lettura. Io credo che un festival letterario come La Città dei Lettori sia realmente un modo per concepire nuovamente la passione per la lettura, il libro, e rimettere al centro il vero protagonista del mondo letterario, che è il lettore, grazie naturalmente alle pagine degli autori. I due giorni aretini, il 24 e 25 luglio, sono stati dedicati al viaggio. Tra gli ospiti alla Casa Museo, il direttore di Lonely Planet Italia, Angelo Pitro, presente per raccontare la nuova guida della famosa casa editrice Italia on the Road. Quella guida turistica sono raccolti 40 itinerari tra gli innumerevoli possibili in Italia, e sono organizzati a seconda delle sensibilità, degli interessi delle persone. Ci sono quelli di natura più artistica, quelli invece più legati appunto alla scoperta dell'ambiente e così via. E c'è un paese non soltanto bello, di una bellezza spesso non riconosciuta, come si diceva, come diciamo sempre, ma che ci sono invece molte energie nel nostro paese pronte a tenere viva sia la tradizione sia la bellezza di cui disponiamo.